E allora, sei arrivato alla notte prima degli esami? Mancano 100 giorni? Poco più, poco meno? Vuoi prepararti alla prova di maturità? Beh, benvenuto, perché qui andiamo a affrontare la prima prova, quella del tema di italiano. Oggi vediamo la tipologia A, analisi di un testo letterario, poesia o prosa. Forse il testo più difficile. Quello sicuramente meno scelto dai futuri maturandi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Forse sicuramente si potrà scoprire che non è così impossibile come sembra. La normativa dice che questo è un testo di analisi e interpretazione o produzione. Allora, questo forse è la traccia più orientata di tutte e tre. C'è infatti una prima parte che è quella di analisi, dove si richiede la comprensione e appunto l'analisi di un testo scelto. La seconda parte invece è nettamente differente, è un commento e quindi allo studente si richiede una riflessione critica. Insomma, un testo a questo punto sì, di tipo argomentativo. In questa tipologia è richiesta nella parte A1 la comprensione, l'analisi e l'interpretazione, la produzione di un testo poetico, oppure nella A2 di un testo in prosa. Allora, questa prova inizia, prende il via nel 2019, sostituisce quello che era il vecchio saggio breve o articolo di giornale. Poi la pandemia ha fatto un patatrac, di fatto è stato replicato solamente poi nel 2022 e, se guardate oggi, nel 2023. Quale testo o quale autore in prosa o in poesia? Beh, difficile dirlo. Si sa comunque che la normativa dice che il testo letterario deve essere un testo italiano, compreso nel periodo che va dall'Unità d'Italia a oggi, un periodo abbastanza lungo. Ti viene lasciata una maggiore libertà di esposizione e espressione? Sì, in un certo qual modo nella seconda parte. Andiamo con ordine. Comunque, il legislatore vuole effettivamente verificare che voi abbiate effettivamente compreso quello che è il testo. I testi spesso hanno connotazione storica o storiografica o comunque attinenti alla contemporaneità, alla società. Mi ricordo per esempio il 2019 quando uscì per il testo A1 Giuseppe Ungaretti, Risvegli, e nel testo A2 per la prosa Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta. Naturalmente collegato al tema della mafia, quando il Salvatore con la sberna, piccolo imprenditore, dire fu ucciso per non aver ceduto proprio al ricatto della mafia. Cosa facciamo? Cominciamo a scrivere? No, sbagliatissimo! Leggi bene, ovviamente, il testo di supporto e poi portati matita, gomme, matite colorate o evidenziatori perché devi sottolineare le parole, i concetti chiave e soprattutto fare molta attenzione al paratesto, cioè quello che c'è intorno al testo. Chi l'ha scritto, da dove è tratto, sono fondamentali, sono notizie importantissime. Allora facciamo chiarezza subito, non è un tema di ordine generalistico, ma è molto orientato, molto preciso. Uno, quindi la comprensione del testo. Se si tratta del testo A1, la poesia, è richiesta una suddivisione dal punto di vista sintattico e semantico, mentre invece per quanto riguarda la tipologia A2, un testo in prosa, è spesso un riassunto. Attenzione, guarda bene dove sono gli snodi narrativi e tematici. Un consiglio? Le domande sono molto precise, quindi rispondi in modo altrettanto preciso. Sicuramente è una tipologia testuale molto orientata. Potrebbe fare a caso vostro qualora le altre tracce non vi convincano troppo. In questo modo siete obbligati a seguire una strada che più o meno è già tracciata. E poi sì, infine c'è questa terza parte, il commento vostro, il commento di voi, candidati, dove è richiesta una rielaborazione critica. Naturalmente ci devono essere delle motivazioni, dei giudizi, delle valutazioni profonde, non può essere un libera tutti. Dovete saper dimostrare di avere delle vostre conoscenze che avete acquisito naturalmente negli anni di studi. Grazie a me, grazie a voi, grazie agli insegnanti. Bene, adesso è l'ora finalmente di scrivere, quindi prendi il foglio, le domande vicino, il testo sottolineato e rispondi alle domande.
Ah beh, naturalmente va da sé, non devi copiare quello che è già stato scritto nel testo. Bene, passiamo quindi alla terza parte, che di fatto è una produzione, quindi un testo argomentativo. Riprendiamo quindi quelle che sono le abitudini di una tipologia C. Qualche esempio? Beh, se il testo è tratto dalla coscienza di Zeno, magari vi è proposta una riflessione a proposito della salute e malattia. Con Giovanni Pascoli, beh, facile, è nido della famiglia, e così via. Bene, trovato l'argomento, soffermati sulla tua tesi. Non concentrarti tanto sull'esposizione, perché è un testo di tipo argomentativo, quindi ci vuole discussione e confronto. Tieni presente il testo d'appoggio, ma distaccatene. Devi portare quello che è la tua voce, non devi ripetere gli argomenti già posti e già utilizzati nel testo d'appoggio. Importantissimo. Ricorda che è richiesto e quindi valutato il tuo livello di conoscenza. Le informazioni devono essere tratte da fonti attendibili. Ogni opinione deve essere motivata. Inserisci le tue esperienze personali, ma non dimenticare di inserire riferimenti culturali adeguati, pertinenti e che hai già visto, affrontato durante gli anni di studi. Bene, ora puoi scrivere. Veloce, veloce? No, l'importante è che tu abbia ben in mente un tuo tempo. Fai una scaletta del tempo. Uno dei momenti più importanti, la revisione del testo e poi sì, la copiatura in bella copia. Sempre che sia un esame o un'esercitazione, dai importanza alla forma. Ortografia, sintassi, punteggiatura, lessico. Allora cosa dice? Ritiriamo i compiti? Beh sì, è l'ora di consegnare. Ricordati che all'esame puoi consegnare il compito solo dopo 3 ore dall'inizio della prova, puoi uscire per andare in bagno dopo 2 ore dall'inizio della prova. La prova in totale dura fino a 6 ore. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Ebbene, finalmente è tutto. Hai capito, hai compreso e se no riascolta e ripassa, se vuoi anche da qui. Buona notte prima degli esami, come cantava Venditti, ma tanto magari lo sapete già. Edoardo Di Filippo, lo penso anch'io. Gli esami non finiscono mai. Ciao!